di accordi contrattuali separati e contro i licenziamenti. Secondo la FIOM CGIL sono scesi complessivamente in piazza 250.000 metalmeccanici. A Roma il corteo partito da Piazzale Flaminio si è concluso davanti alla sede RAI di Viale Mazzini, dove una rappresentanza sindacale è stata ricevuta dall'azienda. A Milano il segretario generale della CGIL Rinaldini ha chiesto la sospensione immediata della trattativa per fare subito un referendum sulle due piattaforme. C'è una crisi generale che colpisce tutto il settore metalmeccanico. Contro l'accordo separato che hanno firmato soltanto FIM e UILM, un accordo separato che praticamente distrugge il contratto nazionale. In piazza a Milano, Firenze, Roma, Napoli e Palermo le tute blu incrociano le braccia per 8 ore. Sciopero generale, manifestazioni organizzate dalla sola FIOM CGIL per fermare i licenziamenti e per dire no all'ipotesi di un accordo separato sul contratto di lavoro. A Federmeccanica la FIOM chiede di non firmare l'intesa solo con FILM, CISL e UILM. Perché l'accordo separato non ha alcun senso, serve solo a dividere i lavoratori e dividere i sindacati. Si vuole procedere, allora si faccia un referendum tra i lavoratori che scelgano quale piattaforma vogliono sostenere. Non vogliamo accordi separati, ma il contratto serve, dice il segretario della CISL Bonanni, che chiede alla FIOM di cambiare passo. Il ministro Sacconi parla di scarsa adesione allo sciopero, ma la FIOM risponde con i suoi numeri. 250.000 lavoratori in piazza oggi. Noi subiamo comunque stipendi bassi e andremo ad affrontare stipendi sempre più bassi con questo contratto se passa.